Iniziamo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla copertina e dal titolo, si è appena concluso il primo anno di superiori del liceo delle scienze umane. Come sapete, ho scelto questo liceo. È un video importante per me, è un video serissimo. Infatti, come vedete, non rido. Guardate, questo è uno dei pochi video in cui sono veramente serio. Oggi, non come gli altri anni, avete visto che è uscita la mia pagella dove ho fatto sempre gli scherzi con papà, dove ero stato bocciato, roba del genere, dove ho preso brutti voti. Questa volta non è così, perché la pagella non è uscita. È stato un anno molto difficile, infatti come avete visto nel primo video del primo quadrimestre sono andato molto in difficoltà, non mi aspettavo questo andamento scolastico così. Rispetto alle medie è tutta un'altra cosa. Se mi volete aiutare iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per supportarmi a superare questo momento di difficoltà e tristezza, perché sono veramente triste e deluso da me stesso. Non so come dirlo. A voi è più facile, a me no, io sono nella merda. Non so come dirlo ai miei genitori, non so come dirlo a mio padre, a mia madre, a tutta la mia famiglia. Ho deluso tutta la mia famiglia. Perché sono stato rimandato. Sì, un momento buono. Un momento buono. Ma! Dov'è? Loro sì. No, è che c'è. Che sei per te sicuro? Vabbè. Chiama non vuole essere ripresa, eh. Sì, sicuro è quella chiamata. Pronto? Sì? Sì, sono la mamma di Christian. Ah. Italiano e latino? Ah. Ho capito, avete ragione. Che vi devo dire, professore? Non lo so. Sì. Ok, va bene, va benissimo. Sì, non vi preoccupate, ora glielo dico io, non vi preoccupate. Va bene, io la ringrazio di avermi avvisata. Va bene, grazie, buona serata, arrivederci, grazie, arrivederci. Mamma, lo grande cornuto. Sto cornuto, non ho idea. Mamma, la medita stramura. Maronna mia, è arrivato il momento. Ma che non devo pensare, ha fatto solo fredda mi ha fatto solo, ha fatto. Che si ci fa, si sape? Io mi ha dato la professoressa, io abbiamo i Cristian. La professoressa parlato. Ecco fa. Che non l'hai capito quello che hai parlato tu? Ah. Si è portato due chiamatelli. Da me è stato promosso. Ah, mi ha chiamato la professoressa. Ha detto signora, ma lo sai, Cristian? Ma che ne saggio? Andava in ammazziato con madre, non devo pensare. Ma una ammazziata che ha fatto. E ci ha messo il bucello. Ah, il buciardo, questo è buciardo. Un anno intero, Cristian studia. Cristian sicuro, tutto a posto, vuoi un aiuto? No, non mi serve un aiuto, tutto bene, non ti preoccupare. Quando è la roba? Ha chiamato che la Cristian. Ma sicuro. Ma mi stanno facendo uno scherzo. Ma come scherzo? Fra, io ci scherzo. Come ti strunzato allora a me? Dicino a me, papà c'è stato promosso. Ci ha pigliato perché li fa. Ma lo so! La professoressa ci chiama a casa, devo scherzi. Io mi ha chiamato la professoressa, mi diceva a me. Sta proprio computer, no? Cioè, ci chiamo di bacco. No, papà, aspetta un attimo. Papà, sto registrando. Sto registrando, Febri. Cioè, tu prima di tutto sei un bugiardo. Ok. Ma dice bugie e non riesci più. Perché ma che hai fatto? Si è rimandato le materie, italiano e latino. Come? Mi chiamata la professoressa italiana. Ci sta, mi stai proprio deludendo. Cioè, tu mi fai dicere. Io cito. L'ultimo video è stato promosso. Merita strunzato. E non esci nemmeno più. Mi dispiace. Tu mo, quest'anno, un mese di luglio, ti metto a studiare. E non mi interessa. Boh? Oh, guarda, io, ma una delusione, mi ha chiamato la professoressa, ha detto, signora, sono la professoressa di italiano di Cristian, ditemi, signora, Cristian me l'ha detto, è stato rimasto. La professoressa era lì? Ha riportato due materie. Ma ci dici pure stronzate in due video? Tutti scemi. Due materie si state rimandando. Ma accorti di parola? Non dicevo nessuno. Sto facendo video da CIT. Oh, ma tutto mese luglio ti metti a studiare? E neanche lo guarda. Avvisa cosa, non lo chiama là, No, io ti chiamo, è lui che non viene. Ma lei è normale. Io ti chiamo, è lui che non viene. Tutto... Perché? Tutto l'anno, te mi sa che qua la PlayStation. Scusa. Io gli passo lo pacco,
Quando è bene, ma non mi la calla, mi hai fatto stare così. Un anno intero, Cristian sta studiando, Cristian sta studiando. Ma che ti sei impegnato, ma che ti sei impegnato? Ma che ti sei impegnato? Ti sei impegnato. Ti sei impegnato, ma voglio studiare tutto l'anno, hai capito o no? Non ti ingazzare, papà, ma non ti ingazzare un po' niente. Hai capito? Non faccio tante per i figli. Ma pure io ce l'ho agito. Ma non ingazzare. Pure io gliel'ho detto, che ci fa? Un anno intero, un anno intero, se, boh, non lo so. Ma Cristian, perfetta, ottimo, sì. Madre, sì. Sei matrice nata, perfetta. Ragazzi. Boh, andiamo di là e ci diciamo che sì, ovviamente sì. È uno scherzo perché sei incazzato nero. Tu mi dici sempre la voce. Ma tu hai capito questo? Ma questo è proprio buono, raga. Cioè io non lo so. Mi è deluso proprio, cioè, un anno intero, una delusione. Ma poi vuoi aiutare da nonno a Bucciano a gettire, è stato promosso. No, guarda, non lo so. No, ma chi sta davvero una punizione, ma una punizione come dico, ma lo no. Faccio avere i buoni che sta. Lo faccio anche in binocolo, ma. Anche in binocolo. Che stasera vuoi uscire? Sì. Un domanda. Come? Sta da permettere. Non esiste proprio. Non posso venire là. Ma che me? Che me? I tuoi biscetti, scetti se tu vuoi a di mano. Non ce la faccio a recuperare. Come ce la fai a recuperare? Ma già su fatti che sei stato recuperato prima a me mi era fastidio. I tuoi biscetti, se tu vuoi se vuoi venire a di mano, devi studiare. Poi per il tisto, ma cosa come mi ha dato più fastidio? Mi ha detto... bugie, mi hai detto bugie. Ma questo... Ma lui ha studiato. E infatti non è stato rimandato! Promosso senza debiti! Si mette forte! Mamma, si mette più forte, mi ha fatto una parte! Number one! Ragazzi! Chef! Promosso senza debiti! Numero uno, Cristian Massimino. Allora, cioè, vieni qua. Vieni, dai, allora Di Mare è con te, dai. Di Mare è con te. Sì. Le uscite e il divertimento sono con te. Ah. Però, ma mi avete fatto lo scherzo. Ma ci sei cascato, chef. No, perché la cosa a me, sapete, io voglio bene, sì, Davide, amici. Cioè, a me le bugie mi danno fastidio. Quando mi dite, papà, sono stato promosso, però quella è la verità. Però, tutto ciò, te lo dico come dico a te, a tutti i ragazzi che ci seguono d'estate, non è che vado a divertirsi su. Ogni tanto aprite un po' il libro, un po' italiano, matematico, un perché po' latino. Lui non è che è andato, poi dopo racconta no, anche i voti come sono andati. Anche il discorso perché poi scienze umane, io non sapevo che è abbastanza difficile. Porta tante materie, comunque sono contento di te. Loro Di Maro. Di Maro, sì. No, c'ha già fuori capo. Non vuoi niente. Poi si fanno pari scappo, devi lo si scappo per. Mamma brega. Ah, mostra che ci ha basta che ci abbatte. Mamma mia, vedi come ha fatto. E ci pagliate il corpo. Contento pure mi. Mia! Cristian è stato promosso senza debiti. Oddio. Ma te che cazzo di freebus che dorme e mangi. Tutto quello che io non ho fatto da piccolo, perché io pure ero una capa gloriosa. A scuola non è che andavo bene. Però voglio che i miei figli non fanno quelle cose che io ho fatto da piccolo. Spero sempre il meglio sia per te e sia per lui. Però mi è data una bella gioia, non è stato rimandato, è stato promosso e sono cose belle. Ma io volessi sentire pure la pagella però. Sì. Se fosse stato rimandato, la pagella non nasceva. E io voglio la pagella. È stato promosso senza debiti. E ora voglio sapere pure io la pagella di mio fratello Cristian, no, il primo superiore. Non mi aspetto. No, perché sappiamo com'è andata. Non è stato un anno facile, ma l'importante, caro guerriero Cristian, è avercela fatta. E tu ce l'hai fatta. Ma ora vogliamo sapere i voti. Allora, prima materia che ti fai fino all'ultimo. Italiano. Sei. Oh, non è gemmale, sei. Avevo 4. Era buon foglio, se non mi fai, non ti credo neanche. Ah, 6 ci sta. Avevo 4. Secondo quadrimestre avevo 4 e mezzo. Negli ultimi 20 giorni da 4 e mezzo ho passato a 6. Interrogazione compito. Papà. Bravo. Seconda materia. Latino. Azze, io non l'ho fatto. Tu non l'hai fatto e te sabato. Dizionari grande così. Versioni capali. Interrogazioni capali. 6. Ma forse ce ne posso. Allora, evitate 6 in bel voto. Cari prestiti, cari scuole. Ma sto il latino. Serve. Se fasci i vanessi. Serve. Se vivo 50 anni fa. Mostula. Ma fuoco. Ma che serve?
Allora, può fare l'ignorante, serve papà. Allora, fino ad aprile avevo 3 di media. Non male. Poi, due compiti. Sì, buscava visto, vero, vero. In due compiti ho preso in uno 5, in una sufficienza, un'altra sufficienza, ho preso un 7 all'ultima interrogazione. Io e papà siamo andati a parlare col professore di latino. Ha detto il ragazzo, se vuole può recuperare. Fino al 9 giugno la scuola è aperta. Io sono aperto anche alle interrogazioni. No, io fino al 6 giugno. Fino al 6 giugno. Però lui nell'ultimo mese ha fatto tante una cosa principale, un anno intero di scuola si tuvo fa un'ora e mezzo al giorno, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, perché siete ragazzi, fate divertire o pallone, a ragazzini, no? Tu non ne arrivi all'ultimo che studia boom 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 boom. Come Enzo ti diceva, io te l'ho sempre detto, torni da scuola, PlayStation, giochi con gli amici, se c'è tempo studi. Che cazzo sei? Prossima materia, inglese. Si vuole abbastanza difficile. Allora, sta scivando il cervello. Stai facendo grammatica, giusto? Sì. Sei. Ok. Per la passione sono andato bene, ho preso sufficienza. Poi l'ultimo compito ho preso 6 e mezzo. Devo buttare anche una freccia fuori su, perché ho visto l'ultimo mese, un mese e mezzo, tanto impegno. Sì, 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 assolutamente. Perché si era con una, secondo me, veniva rimandato. Invece lui è stato bravo, bravo, bravo. Grazie. Vabbè, io glielo ho detto, gli servirà da lezione per l'anno prossimo. Prossima materia, Cristian. Storia 7. Ah, ci siamo, chef. Che fatti storia? Allora, in storia, mo sono arrivato alla guerra del Peloponneso, Grecia. Non siamo in città. Italiche. Allora, la Grecia, ma tu spieghi. Allora, la Grecia c'è il mare. Ok. Oh, fin come qui. Sta, come sta Napoli, sta tutta l'Italia sul mare. Beh, ma come sta Calabria. Poi è una popolazione di quasi 45 milioni di abitanti. Sì. Bene, bravo. Capitale. Grosso. Capitale. Mamma mia! Numero uno, chef Franco. Scienze. Scienze umane. No, scienze normali. Ah, scienze normali. Quindi scienze naturali. Scienza. Le rocce. Ah, ok. Muovere scultata su 3 anni, paga a scuola. 8. Vabbè, allora pigliate qualche buono. Nice. Allora, quelle 3 materie che erano un po' difficili. Latino, italiano. No, ma ragazzi, a parte gli scherzi, veramente andando in difficoltà. E stavo per prendere il debito in italiano e in latino. L'ultima pagella che abbiamo fatto 2 anni fa, che regalare più da 1,2 milioni di visualizzazioni. Boh, ho usato un caso. Ho una cosa. Io la stessa macchia. È vero. Cioè, fatto ma dico è vero. Ma non è che me l'ha già messa a casa, eh. Questa poi ho preso. Ancora. Non l'ha mai lavata da quel periodo. No, ma come? Mamma, a quando andate in sta maglia? Ma tutti chi? Oppi 15 anni. Ma tu chi tengo i scarpe? Questa che satana. Allora, io ho le sparato proprio. Io ho le scarpe del matrimonio, con la cinta del matrimonio. Che all'epoca Versace pagai 1.200.000 lire. Ovvero, ancora intatti in duccia. E se fosse per me, calzero di rifici e 5 all'estero. A usare la stessa. Però quando comprate a buono. Di duro. Tanto balossi. No, ma matrimonio. Asciutto, 1950. Durato. 2001. Post guerra. No, 2000 mi sono sposato. Esatto. 2001 sei nato tu. E 2008 è nato un sbarazzino. Aspetta, quando? Non ci ricordiamo. 07-05-2008. E io? 29-05-2008. Ah, 2001. Ma te ricordi? Quando andassi dalla farmacista. No, avete un laptus. Laptus, come si dice? Un voto di memoria. Mi credi? Allora, stavamo un po' nervosi. Io da farmacia. Giù da noi. Sta una farmacia. Però si paga. Non rimane. Mi dà le date di nascita dei suoi figli. Ma ha detto proprio come da credere. C'è Cristian 26 07 2001. C'è Zian, non so, ma ricordo. Aggiunto, c'è Tiziano, non preoccupate, state calmo. Ha detto un voto di memoria. Si è già grippato. Scienze umane. Liceo, scienze umane. Scienze umane. E scienze umane. Liceo, scienze umane. Che cazzo fai? Sei. Ma fammi capire, tu fai su scienze umane. Psicologia e pedagogia si basa su scienze umane. Cioè dice, no, mamma mia, ci buttate i frittatini e cose, i professori se ne hanno promosso. Poi non dici niente. Ma come? E questo gli dice, fammi la frittatina a Genova e subito a Giammolà e te andiamo. Va bene. Ma mi dissocio, dissociati. Non era tu e portate non è assolutamente vero. Io ci buttate i polli. La quinta elementare. O non. Abbonano o no, buttate i polli. Ma è promosso. Allora, l'anno prossimo, se noi facciamo la pagella, voglio fare tutto nuovo. Lo fai una scommessa. Fai una scommessa. No, fai una scommessa. Io ti faccio un bel regalo. Se prendi la media dell'8 in secondo superiore. Ci andiamo a Londra. Ci andiamo a Londra. Vai. Però no, Rioc no, perché mi ha pure volato. Troppo assai. Vabbè, a Londra ne volò. Allora non in mezzo con Germania, ma faccio il preghiere da. Londra! Londra! Però, se Cristian prende la media dell'8 l'anno prossimo. Allora, tu devi mandare la promessa. Come ha detto, se tu pigli la media dell'8, ti giuro, davanti a loro. Non possiamo tipo andare. Okay. Non c'è più una Unione Europea. Serve il passaporto. E ci vuoi? E ci facciamo il passaporto. Quale problema? A me è proprio quello che firma Nina. Lo Damson.
Je le son fait. No, non ce le sono, non francese. Non ci capito. Tu parla francese, ma Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Porca miseria. Gold Ramson diritto. Diritto. Però aspetta. Caccio nei pacchi. No, ma mi spiega pure diritto, credo. Allora, le leggi. Ma abbiamo stato l'ultimo argomento Italia e la Repubblica. Abbiamo fatto Italia e la Repubblica Italia è fondata sul lavoro. Esatto. Maestra, è forte. È il più forte. Quando hai avuto l'occhio? 7. Ma quando sei prima? Ma quando sei prima? 6. 4. Sono 4 e mezzo. 4 e mezzo. Ma prima qua di me sei 6. Allora lo devo buono. Sicuro. Sicuro? Vabbè. Io mi fido. Matematica. Ma visita matematica, ragazzi. Ma tu tenzi di dare la botta di Dillo e boom. Dio guardi sempre. Sale boom. Dillo ai ragazzi. Modo 6. Perché? Steven Guayat. No, avevo 5 e mezzo quasi. Equazioni 5. Equazioni di primo grado. Cristian non sapeva fare somme e differenze. Si imbrogliava, faceva moltiplicazione, si imbrogliava tra più, meno, di tutto e di più. Lo posso confermare perché mi ha trovato pure. Ma ho aiutato pure. Esercito, l'ho fatto vedere. Vabbè, bravo, io non l'ho aiutato. All'ultimo intervallo l'abbiamo aiutato e lui è stato bravo ad impegnarsi. Deve essere fiero di me. Atleta, educazione fisica. Un salto in lungo, prima di salto. A terza lungo sono mi chiesto. O pallone gioca benino, gioca bene. Meglio ci farà l'anno sicuro. No! E già 7. No! E tutti e due. No, questo è un dissing. No, è così. 8 su 8, ma 8. 8. Vabbè, educazione fisica. Ah, fai anche teoria. No, educazione civica. Sarebbe. Cosa ci spiega? Insieme a diritto ho fatto il cartellone. Vabbè, sarà bello quello cartellone. Il cartellone sì. Che avete fatto. Quando hai pigliato? Sì. Sento proprio. Vorrei avere una materia più buona di religione. Allora non si religione. Dicimo padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Hai fatto la tua volontà come cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci abbandonare in tentazione ma liberaci dal male, amen. Bravo. 9. Bravo, no, veramente dovuto 9. Dove è dovuto? Bravo, 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 bravo. Una cosa bella. Comportamento. Condotta. Allora, il primo qua di me è salce buono. Mangiano tu le pizzette. Ci una bacio. Cowell. Io venivo a dire da classe. Cartander. Il comportamento non era un granché. E abbiamo visto che ha preso anche una nota. La nota. Allora sottolineiamo. Sì, perché io ci visto cose sul telefonino. Si metteva il codice. Comportamento quanto è avuto? 8. Poteva avere 9. Vabbè. Comportamento ti alza la media dei voti, potevi avere no. La pagella mi è piaciuta tanto, ti sei impegnato l'ultimi due mesi. Bravo, dai, sono fiero di te. Bravo papà. Sembra così ragazzi, anche a voi, sempre così. Ragazzi, il video finisce qua. Grazie mille a tutti per la visione e per essere arrivati fino a qui. Vi invito a lasciare un bel mi piace. Fatemi sapere se vi è piaciuta la mia pagella. Sì, me l'avete scritto in tantissimi su Instagram. Sono stato promosso senza debiti. E fatemi sapere nei commenti come è andato il vostro andamento scolastico. E se dovete fare l'esame di terza media, buona fortuna. Grazie mille a tutti per la visione. Iscrivetevi al canale che è gratis. E attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.